Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Si è conclusa a Bari con un tripudio di pubblico, soprattutto giovani, la 14ª edizione del B-Fest, vetrina internazionale di cinema, incontri, star e masterclass, diretta da Felice Laudadio, già direttore della Mostra del Cinema di Venezia. Con un festival, quello di Bari, cresciuto sempre più di livello, che ha offerto un frastagliato ventaglio di opere italiane, giudicate da una giuria popolare presieduta dalla produttrice Donatella Palermo. Così al B-Fest abbiamo visto Ae di Ben Affleck, L'uomo senza colpa, opera prima di Ivan Gergolet, che ha ricevuto il premio Ettore Scola, film coraggioso che indaga e affronta il problema dell'inquinamento d'amianto nel nord-est italiano. Migliore attore Orlando Angius, a cui è andato il premio Gabriele Ferzetti per il film Tutti i sani muoiono soli di Paolo Pisano, sardo naturalmente, commovente storia del ricongiungimento di un padre con la figlia, ambientato appunto in una Sardegna fredda e inospitale. In quello rurale invece, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, sempre in Sardegna, è ambientato La terra delle donne di Marisa Vallone, che ha premiato come miglior attrice del B-Fest Paola Sini. Così, mentre Air di Ben Affleck rapisce il pubblico con la storia vera del 1984 tra il campione Michael Jordan e la divisione basket della Nike, dando vita al più grande accordo promozionale pubblicitario della storia, il pubblico si è divertito alle anteprime dell'ultimo film del premio Oscar Gabriele Salvatores, autore del Ritorno di Casanova, con Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio, e Scordato di Rocco Papaleo, che ha fatto debuttare, pensate, con successo come attrice Giorgia. A proposito di attrici che fanno adesso, che si sono esibite anche come cantanti, che si sono esibite anche come attrici, il B-Fest ha premiato anche Elodie, che come ricorderete ha debuttato come attrice e che è stata premiata qui a Bari con la targa Silvana Mangano, una targa prestigiosa che ricorda una grande attrice, appunto, come l'attrice francese Fanny Ardant, che ha tenuto affollatissime masterclass. Nessuna attrice, ha detto l'Ardant, rivolgendosi ai giovani, è sicura di sé. Ogni volta sul set ti metti in gioco, perché il cinema, credetemi, è una cosa seria. Seria come quello prodotto dal produttore barese Ugo Santalucia, ricordato per i suoi film, fra cui Zeta di Costa Gavras, premiato con la Palma d'Oro al Festival di Cannes e anche col premio Oscar ad Hollywood. E il Ludwig di Luchino Visconti, ha prodotto sempre questo straordinario produttore, il Ludwig di Visconti, presentato in chiusura al B-Fest con la copia originale senza tagli di ben 228 minuti. Un tributo del B-Fest al grande regista e a un grande produttore. Al regista invece Roberto Andò, che ha ricevuto 14 nomination, pensate, ai prossimi David di Donatello per il film La Stranezza, al B-Fest è andato il riconoscimento dedicato al regista Mario Monicelli. Ma già gli addetti ai lavori già parlano del prossimo Festival di Cannes, che si svolgerà dal 16 al 27 maggio. Fra i titoli dei film, la conferma dell'ultimo film di Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon, che verrà presentato in concorso ufficiale per la Palma d'Oro e che porterà sulla croisette anche gli interpreti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Per l'Italia, in attesa appunto di sapere di avere la conferma, a metà aprile con la conferenza stampa a Parigi dovrebbe esserci La Chimera di Alice Rohrwacher,
di Matteo Garrone con Io Capitano, e Finalmente l'alba di Saverio Costanzo, ma sono soltanto voci, poi dopo vi diremo se è vero. A proposito del B-Fest invece, fra i documentari abbiamo visto un bellissimo documentario che farà sicuramente rumore, Hollywood Cinecittà, fatto e diretto da ricercatore, dallo storico Marco Spagnoli, che ha fatto veramente un grandissimo lavoro di ricerca. L'influenza che ha avuto due fantomatici agenti della CIA, appassionati di cinema, mandati dal governo americano a favorire lo sviluppo del cinema di qualità nell'Italia vinta dalla guerra e che aveva bisogno di ritrovare simpatie, ancorché successo con il suo nuovo cinema. Parliamo dei film di Rossellini, Roma città aperta, di Sciuscià, di Vittorio De Sica, Ladri di biciclette, film che hanno fatto la storia del nuovo cinema italiano nel 1945. Ma questo è soltanto l'inizio di un documentario che lascerà sicuramente e svelerà sicuramente tantissimi segreti. È tutto, ciao ciao!